Ciao Bethesda.it, sono andato abbastanza fuori di testa per Brado di Kim Rossi Stuart, il suo terzo film. Si chiamava già Renato, in Anche Libero va bene, il suo primo film da regista del 2006, e anche lì c'era Barbara Bobulova che faceva la moglie pazza, la madre pazza, che prendeva, andava, tornava, e lui faceva questo padre che provava a essere un po' padrone, quantomeno di se stesso e di Tommy anche e di sua figlia, insomma di questi due bambini che aveva. Un gran bel film dove partiva un bestemmione all'improvviso, ma non, scusa che hai detto, come nell'ora di religione di Bellocchio, no, proprio secco, molto più chiaro di quello di Benigni in Berlinguer ti voglio bene. Che curioso regista. Poi fece Tommaso su Un maschietto idiosincratico, già mi interessa meno, tranne il fatto che c'è un'attrice che, vabbè, è la mia ossessione, che arriva a un certo punto in quel film e là mi sono svegliato, e invece torna qua con Brado Stuart a fare un film nordamericano di cavalli, di cavallari, di ranch, di una luce, di un legno schiarito dalla luce, implacabile, un sole che però non ci scalda, ma al massimo ci schiarisce. Infatti è così che concepisce, secondo me, la sua fotografia stupenda, come sempre Matteo Cocco. Questo è un genio che dobbiamo cominciare a coccolarci, perché è, insomma, da Attanasio Cocco stiamo avendo dei direttori della fotografia giovani veramente pazzeschi. E allora, che cos'è questo film? Si intitola Brado, e Stuart non è Marlon Brando. Marlon Brando è Clint Eastwood, il Clint Eastwood dei poveri. Renato, di nuovo un padre che cerca di essere padrone, ma che in realtà non c'ha niente, non possiede niente, che si chiama Renato, dopo Anche Libero va bene. E questo Renato ha un ranch, è un cavallaro antipaticissimo, il Clint Eastwood dei poveri, con un carattere allucinante, nessuno vuole più stare con lui, mi ci sono identificato totalmente, un misantropo come pochi, ignorante, volgare, maleducato, sempre incazzato nero. La prima volta che appare in scena ha il culo di fuori, magro 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 con ste zampette e romanaccio e sguaiato e arrabbiato col mondo. Perché? Perché sua moglie l'ha mollato tempo fa, o quantomeno insomma si sono mollati, e lei, indovinate chi è? Barbara Bobulova. Di nuovo torna questo loro interessantissimo, no, rapporto nella drammaturgia, no? Funzionano benissimo Stuart e Bobulova, e in più stavolta c'è un ragazzino che non è Tommy di Anche Libero va bene, è più grande.